temi del Partito Democratico sicuramente è importante, che sono appunto i diritti, lo Stato pubblico, un'istruzione pubblica che sentiamo parlare ogni giorno della nostra segretaria nazionale e che caratterizza soprattutto un'uguaglianza e una maggiore, diciamo, sviluppo economico per il Sud. Ma sicuramente il mio tema sarà la persona al centro di ogni politica europea, perché purtroppo noi pensiamo che l'Europa sia lontana e che le decisioni non incidano sulle persone, invece è il contrario. Le scelte europee che riguardano i diritti delle persone, ma anche scelte che possano riguardare la guerra o l'esistenza dell'Europa stessa, possono comunque incidere e incideranno su quello che sono ogni essere umano, sia nei diritti che sia nello sviluppo economico e nel lavoro. Diamo per scontato l'acquisizione di molti diritti, come quello dell'istruzione pubblica, di una sanità pubblica, della libertà di pensiero, eccetera, 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 che però sono conquiste che se noi le tuteliamo possiamo perderle. E il momento storico che viviamo è un momento molto difficile, perché un'affermazione di forze all'interno del Parlamento europeo di destra ovviamente danno una svolta diversa a quella che è la visione d'Europa e per cui poi è stata costituita. Ecco, la mia candidatura vuole essere una candidatura che riporti al centro i problemi delle persone, quelle vere, tutte, 360 gradi, dai figli ai minori, le disuguaglianze, le discriminazioni, il lavoro, tutto questo, il welfare, tutto questo, che si parli sempre di questo in ogni discussione. E poi vuole essere anche una candidatura dell'orgoglio abruzzese, perché è 20 anni che l'Abruzzo non esprime più un eurodeputato. In realtà oggi la famiglia progressista abruzzese ha la forza e le potenzialità, i numeri, diciamo così, per esprimere un eurodeputato. Se accanto al logo del Partito Democratico scriviamo Manola Di Pasquale, ce la possiamo fare.